Nel giorno di Pasqua il vescovo Pier Antonio ha voluto far sentire la propria vicinanza ai malati, ai medici e agli operatori sanitari, celebrando la Santa Messa nella cappella dell'ospedale Poliambulanza, nato dal carisma delle suore ancelle della Carità, sull'esempio della fondatrice Santa Maria Crocifissa di Rosa. In questo momento ci si è accorti che il vostro carisma è stato come offerto, no? È stato accolto dalle mani di altri che insieme a voi, anche a nome vostro, hanno fatto ciò che Santa Maria Crocifissa di Rosa ha desiderato che si facesse. Ecco. Credo che la vostra grande patrona e fondatrice, vedendo ciò che è successo in questo mese qui, si sia proprio identificata, abbia detto, ecco, questo è esattamente quello che avrei voluto vedere e che ho visto. Al termine della messa, Don Angelo Calorini, vice direttore dell'Ufficio diocesano per la pastorale della salute, si è fatto portavoce di tanti ammalati che in questi giorni hanno potuto trovare sollievo alla sofferenza, grazie alla presenza del Signore, portata dal vescovo, dai sacerdoti, dalle suore, ma anche da medici e volontari in queste giornate di pandemia. L'ospedale, come sempre ha sottolineato lei, è davvero un brulicare di persone che convergono tutto per il bene, anche forse solo di una persona, ma convergono tutti lì. Grazie perché in questi giorni lei ci ha fatto sentire la sua presenza e noi abbiamo proprio bisogno di questo. Forse il mondo di oggi, forse il nostro tempo non si era accorto, o meglio si è accorto proprio per questa pandemia, che la sua presenza, la presenza del Signore è veramente importante, abbiamo proprio bisogno. Grazie di questo affetto, della vicinanza, grazie perché davvero vogliamo riscoprire la bellezza di essere custoditi dell'amore di Dio. Anche il vescovo ha espresso il suo sincero ringraziamento ai medici e agli operatori sanitari che, sull'esempio di Gesù nell'ultima cena, si sono chinati per lavare i piedi di coloro che stanno soffrendo.